Mara Venier pronta a dire addio. Il comunicato sconvolge i fan. Mara Venier potrebbe lasciare domenica in. Ancora non vi è nulla di ufficiale, ma la conduttrice veneta starebbe seriamente pensando di lasciare la conduzione del talk domenicale per dedicarsi alla famiglia. Intervistata dal settimanale Di Più, la zia Mara ha infatti confessato di accusare la stanchezza, visto che domenica in la tiene impegnata per molti mesi all'anno. Vorrebbe quindi optare per programmi meno impegnativi. Di certo non ha intenzione di andare in pensione. A dirla tutta, non è la prima volta che la Venier comunica la sua intenzione di lasciare domenica in. Già qualche tempo fa aveva annunciato il suo abbandono, salvo poi cambiare idea. Forse per non deludere il pubblico. Questa volta però sembra essere più decisa, e sembra proprio che nella prossima stagione TV non la rivedremo al timone del talk domenicale di Rai 1. Le sue parole hanno messo in allarme i telespettatori e i suoi fedelissimi fan, visto che ha detto: «Non sto pensando di ritirarmi dalla TV, ma solo di smettere di condurre domenica in, che mi impegna per un anno intero, per passare a programmi che mi impegnino di meno». Dietro a questa decisione ci sarebbe il marito, Nicola Carraro. I due, come sappiamo, stanno insieme da 20 anni e si sono sposati nel 2006. Proprio su Di Più, la Venier ha elogiato il marito, che ha definito un uomo dall'animo buono e che è riuscito a darle quella serenità di cui aveva tanto bisogno. Proprio Nicola le ha spesso rimproverato di dedicare troppo tempo al lavoro. Ecco perché, molto probabilmente, la Venier ha deciso di lasciare domenica in. Effettivamente il programma la tiene impegnata parecchio, visto che va in onda da settembre sino a metà giugno. Sarebbe arrivato il momento per Mara e Nicola di dedicarsi più tempo a vicenda. Come accennato, la conduttrice non ha intenzione di lasciare definitivamente la TV. La potremmo rivedere in qualche altra trasmissione, un po' meno impegnativa rispetto a domenica in. Comunque sia, nulla è ancora certo. Bisognerà aspettare la primavera del 2023 per conoscere la decisione definitiva della zia Mara. Se dovesse davvero dire addio a domenica in, a questo punto la Rai si troverebbe costretta a trovare un degno sostituto. Non sarà un'impresa facile, visto che la conduttrice veneta è entrata nei cuori dei telespettatori. Chi prenderà il suo posto si troverebbe a raccogliere un'eredità molto pesante. Secondo voi, lascerà veramente il programma? Chi vedreste bene al suo posto? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.